L'agricoltura, un settore duramente colpito dall'emergenza sanitaria, ma che non si è mai fermato, garantendo a tutti noi sussistenza e prodotti di prima qualità. Un settore che il comune di Vallefoglia ha deciso di celebrare così, con la fiera di San Michele Arcangelo che si svolgerà in zona industriale a Talacchio, in ottemperanza delle disposizioni anticontagio. Giunta alla sua quarta edizione, l'agrifiera tratterà temi e problematiche legate al mondo agricolo, tramite convegni ed incontri che inizieranno sabato 26 settembre alle 17, proseguendo domenica a partire dalle 10 per poi riprendere il 3 ed il 4 ottobre. Valorizzare i prodotti tipici locali, dare la possibilità alle aziende agricole di integrare il loro reddito. Ci saranno momenti anche di riflessione importanti sulla, diciamo, ex cantina sociale di Morciola come un centro di ricerca scientifica insieme all'Università d'Urbino di Ancona, insieme alle associazioni agricole, al consorzio di bonifica, a Marche Multiservizi, come un luogo importante che contiene l'inquinamento atmosferico e dà prodotti enogastronomici di grande qualità, un'agricoltura di qualità, una riflessione su, diciamo, il melograno, che è una delle nuove produzioni, una riflessione sull'economia del dopo Covid, come noi competiamo a livello nazionale ed internazionale nel mondo. Due fine settimane d'un programma ampio che comprende anche alcuni momenti di svago, come la rassegna dialettale con numerose compagnie teatrali e la presenza di ospiti come Bicio, barzellettiere d'Italia. Quattro giorni in cui all'aperto, perché la zona industriale di Talacchio ha un parcheggio immenso, ha un luogo dove si mangia, si beve, si sta bene, collaborano i due proloco di Montecchio e di Sant'Angelo in Isola, quindi sono momenti importanti e speriamo di avere anche il tempo buono.